Buon weekend amici, oggi qui a Gela, insomma, per chi non è a Gela dovete sapere che un po' di pioggia ci sta un pochino rendendo così, insomma, si sta impegnando a far abbassare l'umore, ma noi siamo più forti, lo facciamo attraverso la musica, lo alziamo questo umore e cerchiamo di affrontare il nostro weekend con un sorriso, come sempre. Bentrovati, un saluto da Molino Arciso, noi siamo come promesso in diretta telefonica con il poeta Jonathan Rizzo, un poeta un po' fuori dal comune, direi. E ne approfitto, saluto subito Simone Mirabello che mi ha dato questa opportunità di poterlo ospitare qui sulle frequenze di Radio Gela Express e Radio Vittoria Express. Lo abbiamo già in linea e quindi vado subito a dare la linea a Jonathan Rizzo. Abbiamo ascoltato Tiziano Ferro con Rim, questa interpretazione bellissima, la sua voce straordinaria, ma adesso dobbiamo dare, anzi cambiamo, subito voltiamo pagina, andiamo a mettere la base ai commenti, dobbiamo dare il ben trovato, abbiamo aperto anche una diretta sulla pagina Facebook Radio Gela Extra, già subito abbastanza affollata, salutiamo allora Alfredo Daidone, poi salutiamo mamma mia, insomma, andiamo a scorrere. Luca, un salutone a te. Diamo il benvenuto a Jonathan Rizzo, un bravissimo poeta, come spiegavo anche sulla pagina Facebook, un po' fuori dal comune. Sì, Pronto? pronto, sì, Bentrovato, pronto. bentrovato tra Grazie, noi. buongiorno a tutti voi, buongiorno a tutta la Sicilia. Grazie, un bit cuore parte dalla Sicilia, con un abbraccio ovviamente al nostro Jonathan Rizzo che tra poco ci farà impazzire, probabilmente ci leggerà anche qualcosa, perché oggi faremo un viaggio, una passeggiata, chiamiamola così, una passeggiata virtuale, radiofonica, dove andiamo anche a presentare una raccolta di poesie. Adesso tu magari mi spiegherai anche meglio, denominate Le scarpe di Flaneur, che poi io non so se la pronuncia è giusta, tu hai esperienze parigine, quindi do a te la voce. Ma senti, allora, flaneur va benissimo, diciamo, il francese, quello che conta nella lingua francese più che altro è la bocca, è la boccuccia che metti nell'espressione. Bene, il solo può andare, vabbè, sono promossa, meno male, sono contenta. Assolutamente. Allora, dicevo Tra l'altro, sì. Molly, fammi dire che ora, io sono di origini metà ebane e metà siciliane, per cui ogni volta che Oh, sono mamma, che ospitato torno bello! a casa. Bentrovato anche Kevin che si è appena sintonizzato sulla nostra pagina. Kevin è quello che fa tante domande, quindi Kevin mi aspetto anche qualche domanda da parte tua da rivolgere a Jonathan Rizzo. Allora, Jonathan, io ho visto che tu su YouTube, insomma, ti diletti anche a fare compagnia, come hai fatto durante la quarantena, quindi il periodo del lockdown, cercate in qualche modo di tenere compagnia al tuo pubblico con la tua poesia. Ma in qualche maniera bisognava, come dire, passare il tempo. Ritengo che quando piove si possa fare due cose, o bagnarsi o asciugarsi, e io ho preferito bagnarmi in compagnia. Hai fatto benissimo, è una cosa che io ho molto gradito, sono andata un po' a vedere, ti ho spiato, ti ho spiato e mi è molto piaciuta questa cosa, quindi non perdiamo questa abitudine e secondo me insomma, può avere il giusto, può dare il giusto messaggio, qui, tra i quali quello di tenerci compagnia. Parliamo allora di questo viaggio, visto che tu quanto hai vissuto a Parigi? Allora, io arrivai a Parigi nella primavera del 2015, se vi ricordate il 2015 è stato un anno al pari di questo drammatico, particolarmente per la Francia e Parigi stessa, perché è l'anno famoso degli attentati, quello che si aprì con Charlie Hebdo e l'Hypermarché Cochère e si concluse con il Bataclan e i ristoranti sul canale Saint-Martin. Per cui ero lì. E sono andato apposta a Parigi per scrivere e mi sono trovato da poeta passeggiatore, da flaneur, mi sono trovato a camminare immerso nella storia e non ho potuto fare a meno che viverla da superstite e protagonista. La poesia, ti faccio questa domanda, dal tuo punto di vista, è per tutti, è per pochi o per chi veramente
ha una sua cerchia personale di Guarda, cultori. è drammatico il fatto che in Italia, e ancora peggio solo in Italia, nel mondo, la poesia sia considerata qualcosa d'élite. La colpa, secondo me, è duplice. Da una parte è il pessimo lavoro che fa la scuola, diciamo, che te la fa odiare, perché invece di farti capire di come la poesia sia un bellissimo modo di avere se stessi al mondo, alle persone, te la fanno imparare a memoria, o peggio ancora, ti fanno fare la prosa, che è una cosa stupidissima, e quindi ti allontanano. E Jonathan, è arrivata una parallelamente. domanda per te, ti devo Sì, interrompere 2 secondi soltanto. C'è prego, Kevin, prego. come mi aspettavo, che dice intanto vuole sapere, io le saluto nel frattempo Antonio, Maria, sono tutti loro che sono Ciao a collegati. tutti. Allora, inizio subito con la prima domanda. E quante domande vuoi Sì. fare, Kevin? Allora, ciao, sono Jonathan, com'è nata la passione per la poesia e poi hai vinto dei concorsi di poesia e soprattutto... Come nasce questa beat poesia, insomma questa poesia, noi ormai questo è Molibit programma radio, quindi noi andiamo, facciamo Buongiorno a domande tutti. beat, col cuore, con Allora, il ritmo. ringrazio l'entusiasmo di Kevin. E allora, come praticamente la confessione drammatica è che a parte la poesia non sono capace di fare altro, per cui è inevitabile che io scriva. È la cosa che mi riesce meglio, anzi, probabilmente l'unica. Se ho vinto dei concorsi, in realtà io non amo partecipare ai concorsi perché purtroppo sono tutti, ritengo io personalmente, farlocchi e truffaldini perché chiedono soldi, e dove ti chiedono soldi non c'è onestà, soprattutto in poesia, e la poesia deve essere sincerità. Per cui in realtà una volta ho vinto un concorso perché mi è stato chiesto di partecipare dagli organizzatori e infatti l'ho vinto, tanto per dire com'era pilotato il concorso. Ora non faccio nomi perché non voglio denunciare nessun amico, però Io voglio non è mantenere il stato. mio posto di lavoro. Sì, appunto. Grazie, grazie E di cuore. per quanto riguarda il beat, è corretto perché comunque io mi rifaccio tra il mio pantheon personale alla poesia beat, quindi a Allen Ginsberg, a Jack Kerouac, Grande insomma, Kevin. sono assolutamente nel mio Olimpo, per cui fonte di grandissima ispirazione, la scrittura beat e ovviamente poi la musica beat, naturalmente. Bene, allora intanto dove possono trovarlo? Insomma, chiaramente non ha neanche un costo molto, suppongo, esoso, quindi penso che sia alla portata, insomma, di tutti. Sì, Pu può certo. diventare un pensierino anche carino, grazioso da fare, ne approfitto, insomma, per chi ha veramente voglia di fare un omaggio in prossimità di Natale, potrebbe anche essere un'idea carina. Ad esempio io, se ricevessi un regalo del genere, andrei al settimo cielo, invece sicuramente lo comprerò come tutti. Allora, dove possono trovarlo? Allora, guarda, non Tra so poco se ci leggerà aggiungi. qualcosa, ragazzi, però nel frattempo diamo qualche piccola news così. No, dicevo, non so se a Gela, dove trasmettete, ci sia una libreria che lo sta distribuendo, però diciamo, supponendo che a parte quella, è possibile trovarlo online in tutti i cataloghi di riferimento, che possono essere Feltrinelli, IBS, Amazon, o direttamente dal sito della casa editrice, l'Ensemble di Roma, quindi Grazie, mi hai diciamo. risparmiato anche questa ensemble, ragazzi, cioè anche lì, Ensemble, ensemble. sì, nonostante il nome francese, la casa È editrice di Roma romana, è esatto. romanissima, e nulla, l'Ensemble di Roma e le carte del Flanero è già visto, quindi trovate, comunque se fate una ricerca su internet mi trovate subito, Qua ti stalkeriamo sicuramente in tanti. assolutamente, Allora, famigerato. Prima di lasciarci, lasciaci invece una lettura, anche un piccolo contributo da condividere con i Volentieri. nostri ospiti in ascolto sulla pagina Facebook. Volentieri. Allora vi leggo una poesia, diciamo, visto che siamo in zona invernale ed è proprio l'inverno del nostro scontento, come direbbe Shakespeare, allora voglio proiettarci in un domani luminoso. E vi leggo Primavera a Parigi. Che Mamma mia, vai. bella giornata di sole. Vorrei condividere con te oggi a Parigi. Dalla Bellevue de Belleville à Place de la République,
solo leggerezza. Un vecchio gioca come un bambino, mandando in frantumi lo specchio della mia anima. Sul canale San Martin, ogni che è in festa. Se bella giornata di sole avrei da regalarti, ma tu non esisti. Le fontane sprizzano volti sorridenti, l'attesa di una vita soddisfatta in un gesto. Primavera di Parigi, anche da solo siamo stati felici. Mi chiedo se ci siano altre cartoline al mondo oltre i miei occhi, mentre l'acqua scorre lentamente senza chiedere il permesso a nessuno, fuori dai tombini, in vacanza, per un giorno, anche loro, sereni, sui viali, gentili. E voilà. Beh, qua magari non possiamo far scattare l'applauso, ma sicuramente tanti cuoricini, tanti like per te, grazie. Grazie a Jonathan Rizzo, ovviamente insomma tutte le coordinate le abbiamo date, cercatelo anche dove ti trovano, su YouTube e su Facebook, ci sei? Sì, ci sei. Allora, sì, se parliamo di social, va bene, su YouTube ho un canale che si chiama tipo Jonathan Rizzo, poeta, poesia performativa, poeta performativa, non mi ricordo perché non ci vado mai, però diciamo ci sono. E se no Facebook, Instagram, le solite menate. Bene, bene, allora intanto ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie per averci dato anche concesso questa lettura bellissima, averla condivisa con noi, ti aspettiamo ancora e saluto ancora Simone Mirabello per averci dato questa opportunità e ti mandiamo un grande beat abbraccio, alla prossima! Ciao Sicilia! Ciao! Bacio! È partito lo stacchetto di Ramona Sciascia, anche perché dovete sapere che oggi abbiamo avuto qualche piccolo problema e non ne approfittiamo per salutare Ramona, qualche piccolo problema con la diretta, perché qua c'è stato un tempo così bruttino. Noi andiamo e mandiamo subito la pubblicità. Vai. Fuma allora. Olè. Allora, intanto grazie per la partecipazione, mi fa piacere che al di là della musica abbiamo anche, diamo vita e continuità ad altre forme d'arte come questa che abbiamo appena ascoltato, la poesia di Jonathan Rizzo, che vi invito a seguire. Lui ha presentato oggi le scarpe dei Flaneur, cioè comunque ha anche spiegato che me la sono cavata bene per quanto riguarda la pronuncia, ragazzi, mi sono allenata tutta la notte. Ebbene, io vi auguro un buon weekend, che chiaramente qui a Radio Gela Express continua, quindi continuiamo a tenervi in compagnia con tanta buona musica, e quindi non cambiate stazione, restate con noi sulle frequenze di Radio Gela Express e Radio Vittoria Express. Oggi pomeriggio a tenervi in compagnia ci sarà Maurizio Iachella con Feeling Radio, ma sono tanti gli appuntamenti, quindi andate a vedere sul sito www.radiogelaexpress.it. grazie a Kevin, grazie ad Antonio, grazie a Maria, grazie ad Alfredo Daidone. Tra poco Alfredo ascolteremo anche il brano che hai presentato in questa settimana, e poi grazie a Luca. Bacio a tutti, buon weekend!